Salve cari amiche, cari amici, oggi ho provato a fare un live e lo ha fatto appena di 6 minuti. Adesso lo continuo il video, però già che è notte fonda, e poi lo caricherò fra un'ora o due. Oggi ho parlato di ciò che ho trattato in altri video, come vi ho detto oggi. Cioè Zygmunt Bauman o qualcosa del genere e la società liquida. Secondo Zygmunt Bauman, la società o la modernità è liquida perché la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Sembra un po' ciò che disse Orwell nel 1984 Il Grande Fratello: l'ignoranza è intelligenza, la guerra è pace, eccetera. Io mesi fa ho fatto un video trattando di questo tema, cioè io sempre mi devo alzare facendo il video. Cioè parlando appunto di questi cambiamenti, che oggigiorno il contenuto non importa più, ma importa il contenitore. Per esempio, oggi vi dicevo nella live che i partiti politici non hanno più ideologie né ideali. Forse è un bene, perché l'epoca dei grandi ideali è stata orrenda, il secolo scorso, che è stato anche definito il secolo breve, dei grandi ideali della destra, della sinistra, le grandi macellerie e tutto quello che sappiamo. Ma oggigiorno c'è più liquidità, cioè la cultura è liquida, è un qualche cosa che si trasforma costantemente, che non rimane fissa. Secondo Bauman questo è negativo. Infatti, dal punto di vista della cultura occidentale, per esempio, i due grandi altari, quello del capitalismo e quello del comunismo, sono caduti. Per esempio, Adam Smith scrisse nel 1700 e passa Il tesoro delle nazioni, ma ormai il tesoro le sta distruggendo le nazioni, perché il capitalismo, soprattutto attraverso la finanza, sta distruggendo l'economia dei paesi, che si stanno iperindebitando. Il contraltare del capitalismo, il comunismo, vede che già al contrario di quello che diceva Marx, gli stati non sono più fondati sul lavoro, incluso la Cina comunista, ma sulle speculazioni. Quindi ormai comunismo e capitalismo hanno perso il loro senso di essere. Si sta andando avanti verso una società occidentale moderna in tutto il mondo, dove la tecnologia riuscirà sempre di più a sostituire il lavoratore. Ci saranno sempre più disoccupati, perché per esempio si sta uberizzando l'economia, non solo con i taxi, ma addirittura supermercati senza impiegati, mezzi di trasporto senza conducenti, scuole senza insegnanti, ospedali senza medici ed infermieri. Cioè l'uomo sta diventando un surrogato di se stesso. In pratica si potrà sostituire, sarà succedaneo, con i robot, con i computer e con le macchine, come già avvenuto nell'industria. E quindi l'uomo rimarrà disoccupato e si va incontro a una specie, Bauman direbbe, di socialismo al contrario, cioè non di un'utopia marxista, ma in un certo senso sì. Le banche e le industrie di oggi vanno verso una specie di utopia marxista, perché all'inizio ci credevano anche i capitalisti,
Poi ci credettero soltanto i marxisti e i comunisti sovietici, cioè che le macchine avrebbero lavorato al posto dell'uomo e l'uomo si sarebbe dedicato ad attività più elevate. In pratica ci saranno sempre più disoccupati nel mondo, gli impiegati saranno coloro che avranno studi superiori, lauree, magari saranno operai del futuro. Con la laurea, ossia chi lavorerà farà patenti, brevetti, applicazioni per cellulari e computer. E quindi come potrà sopravvivere l'industria? Foraggiando il consumo. E come si foraggerà il consumo? Semplicemente dando dei bonus, dei coupon, dando dei sussidi di disoccupazione. Quindi, in un certo senso, andiamo incontro a un mondo globale nel quale ci sarà una ipernazione, un iperstato, perché ormai le nazionalità cesseranno di avere il loro valore, visto che stiamo in un'era postmoderna dove la cultura è un surrogato, serve solo a divertirsi, non a arricchire la persona, non a istruirla, non a educarla e neanche perché trovi un lavoro. Oggigiorno già chi studia letteratura per trovare un lavoro. Oggigiorno bisogna essere biochimici, bisogna essere ingegneri, bisogna essere avvocati. In un futuro neanche quello perché faranno tutte le macchine. Già ci sono delle applicazioni per fare il calcolo, per esempio, del reddito, della dichiarazione dei redditi, quindi non serve più il ragioniere, il commercialista. Già ci sono delle applicazioni per cellulare. Già i ragionieri e i commercialisti stanno perdendo il lavoro. Quindi, in un futuro, ci sarà questa ipernazione governata non più dai politici, ma dagli amministratori, delle industrie, dalle banche, dagli impresari, che daranno sussidi alle persone disoccupate perché possano mangiare, vestire, comprarsi la casa, vivere. Le cose costeranno sempre di meno, ci saranno sempre più disoccupati, sempre più marginali che non lavoreranno. E allora dovranno prendere dagli enti pubblici, chiamiamoli stati, se esisteranno ancora, il denaro per sovvenzionare il consumo privato e retroalimentare l'industria, sempre che il meccanismo non si inceppi. Allora, mi è venuto in mente che, visto che per i taoisti il tai-yin, cioè l'unione degli yin e degli yang, non è un qualche cosa di statico, ma di equilibrato, di dinamico. Quanto più vai verso lo yang, verso il bianco, tanto più ti ritrovi nel nero, nello yin, e viceversa. Allora, così è evoluta la società occidentale che è arrivata a dei principi che per delle persone conservatrici come Zygmunt Bauman sono negativi, ma che in realtà o sono dei principi antichi oppure gli antichi cinesi erano molto moderni, perché secondo Zygmunt Bauman e la sua teoria della società o modernità liquida, la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Per Bauman, come per molti occidentali abituati a pensare schematicamente alla destra, alla sinistra, che ancora avevano valore fino al XX secolo, fino alla caduta del muro di Berlino, questa è una cosa negativa, che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Ma qua ho dei libri che non sono di Bauman, perché non ne ho letto neanche uno. Per esempio, questo è degli Adelfi, Zhuangzi o Chuangzi, che era un maestro taoista. 14.000 lire mi è costato. Ma qui ho anche
La via in cammino di Lao Tse, il Tao Te Ching o Tao Te King. Quest'opera tradotta da Luciano Parinetto. Un'opera molto bella. L'editore non compare, cioè compare il simbolo, ma non so che editore sia. La vita felice, no, e quello è il primo titolo. Civiltà antiche, e niente, c'è la vita felice, sì, credo che sia quella l'editoriale. È bello perché c'ha il testo cinese e la fonetica, così ti può imparare il cinese, perché il cinese è un idioma monolitico invariabile. Poi c'ho l'edizione a cura di Julius Evola, il libro del principio e della sua azione, Tao Te Ching. Beh, Lao Tse e i taoisti che insegnavano che la vita è cambio costante, che non c'è nulla di fisso, cioè tutto il contrario di quello che paventa Bauman come negativo. Quindi anche Li Qing dell'astrolabio Ubaldini. Il libro dei mutamenti. Nulla cambia, cioè l'unica cosa permanente è che tutto cambia, quella è la cosa che non cambia mai. Il libro dei mutamenti è un libro vivente, un oracolo che nei casi della vita vi dice ciò che è giusto fare in armonia con le leggi celesti, la legge celeste. Quindi per gli antichi cinesi, che l'unica cosa permanente fosse l'impermanenza delle cose, guardate che bel libro, chiaramente dentro è scritto in italiano, non so quanto lo pagai, 35.000. Con tutti, poi un'edizione che è stata curata da Confucio. Con tutte le spiegazioni, i simboli, l'avvertenza, la lite, PPI, P sarà l'avvertenza, l'in, l'avvicinamento. Per gli antichi cinesi, quindi l'unica cosa immota che non cambia mai è il mutamento di tutto. Ma poi Bauman si è scordato anche che per i cristiani, almeno nel Medioevo, l'impermanenza, memento moria, ricordati che devi morire, era l'unica certezza, ed è purtroppo lo è, perché prima o poi tutti si muore, come dimo a Roma. Forse Bauman, perché era polacco, non lo sapeva, ma è quello, cioè tutto cambia. Ci sono cose che oggi sono della sinistra, a parte mi chiedo in Italia di che sinistra, perché il PD è tutto meno che sinistra, forse è sinistro ma non sinistra. Dalla caduta del muro di Berlino, di che sinistra stiamo parlando? Adotta delle posizioni che 15, 20, 25 anni fa sarebbero state di centro, poi di destra, addirittura di aria andreottiana, perché sono più filo atlantistici quelli del PD
che non altri. Quindi mi domando, se tutto cambia nella politica, nell'economia, si va incontro a una specie di plutocrazia socialista nel mondo. Ci saranno così tanti disoccupati che si vivrà e si consumerà di sussidio. Allora, di che lamentarci? Cioè, la liquidità della modernità, la postmodernità liquida, questa società liquida, senza valori, dove l'unica cosa permanente è l'impermanenza delle cose. E noi arriviamo a scoprirlo adesso, ma già Buddha diceva che tutto è impermanente e che nulla ha una natura intrinseca. E poi basta leggere i maestri del taoismo come Chuang Tse o Lao Tse. Basta leggere Li Qing, che è il libro per antonomasia dei mutamenti. Li Qing, il libro dei mutamenti. Quindi i cinesi queste cose le avevano capite prima e non le vedevano come negative, che tutto cambia. Invece Zygmunt Bauman se ne esce che la società è liquida perché la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Sembra un qualche cosa di molto elevato, ma come Zygmunt Bauman non sapeva che la modernità non si caratterizza per questa convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Perché altrimenti allora il messaggio di Buddha Sakyamuni dell'illuminato è ancora moderno, perché lui diceva che non c'è nulla di permanente, è una delle poche leggi permanenti della sua dottrina, le quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero. Adesso non c'è nessun libro del buddismo. Lao Tse diceva che tutto cambia. Li Qing, che poi sarebbe il libro degli stati cambianti, quindi gli stati anche mentali cambianti, che le nostre percezioni cambiano costantemente. E quindi poi questo che succede nel mondo moderno non è nient'altro che la presa di coscienza di ciò che gli orientali hanno saputo da millenni, dall'epoca di Buddha, dei maestri Vedanta, dell'India arcaica, dell'epoca dei maestri taoisti, cioè che cambi tutto è una legge immutabile. Tanto è vero che cambiano le ideologie politiche, sempre che al giorno d'oggi ci siano ideologie politiche, perché sta tutto incentrato nel denaro, che è l'unico interesse che non è mai cambiato nel corso dei millenni. Si fa politica per denaro, vedi in Italia tutti i casi di corruzione, si fa politica con il denaro, perché senza il denaro non c'è un piano economico per l'agricoltura, per l'istruzione, si fa di tutto col denaro, è l'unica cosa certa nella società, nella politica. Quindi che gli ideali politici possano cambiare, la destra diventare sinistra, la sinistra destra, come lo Ying ha un puntino bianco di Yang e lo Yang c'ha un puntino nero di Ying, vedete? Così anche la destra, l'estrema destra c'ha un puntino di estrema sinistra e l'estrema sinistra c'ha un puntino di estrema destra. Ci sono infatti tai yi che noi chiamiamo Tao, ma tai yi perché Tao è il principio che non si può manifestare. Invece delle grandi unioni fra yin e yang, tai yi, che invece del bianco hanno il rosso, quindi l'estrema sinistra ci avrà sempre qualcosa di estrema destra, l'estrema destra ci avrà qualcosa di estrema sinistra. Il marxismo, che qua è bianco ma dovrebbe essere rosso, c'è sempre un punto di neoliberalismo
estremo. E il neoliberalismo estremo, che qua è nero, c'è sempre un punto di socialismo, di marxismo. Quindi è quello che volevo dire oggi e che non sono riuscito a esprimere. E poi taglio qui perché altrimenti sono ridondante. Siccome questo video è molto tardi adesso, molto molto tardi, non so quando lo editerò. Allora, è stato questo il pensiero che forse molte e molti di voi vedranno il sabato del villaggio, perché io è da molto tempo che non facevo video per YouTube e forse passerà del tempo perché ne faccia altri, ma questo è un video. Uno dei pochi che ultimamente edito. Allora, non mi dilungo di più. Per me hanno ragione, hanno sempre avuto ragione gli antichi maestri cinesi e Bauman quando dice che la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza, non sta nient'altro che affermando ciò che hanno detto i maestri del pensiero orientale. Eccoveli qua i libri che bisogna leggere. Io, come Mario Circello, vi consiglio di leggere Zhuangzi o Chuangzi. Questa è un'edizione della Delphi, ma ce ne saranno altre. Lao Tse, la via in cammino, a cura di Luciano Parinetto, di questa casa editrice. Ottimo libro. Poi il libro del principio e della sua azione, Tao Te Ching, delle edizioni mediterranee. Lao Tse, maestro taoista, e poi Li Qing, questa versione che c'ho io dell'astrolabio che è venuta con tre monetine, credo tre. Sono contenuti i tre gettoni per la consultazione dell'oracolo, perché lanciandoli tracci le prime tre linee e poi le altre tre linee, credo che sia così. Allora, consigliandovi di leggere sempre e qualsiasi cosa, consigliandovi di pensare criticamente tutto, vi ho parlato circa l'opera di Bauman, di come ciò che lui paventi quasi con orrore in realtà è stato già insegnato dai saggi indù, buddisti, che credevano nell'impermanenza delle cose perché le cose non hanno una realtà intrinseca, ma sono transitorie e hanno una realtà estrinseca, cioè dipendono da altri fattori e sono composti da molti fattori, per quello che le cose sono aggregati di elementi che poi tornano a disgregarsi per aggregarsi in altri elementi. Così come questo tavolo di legno prima è stato legno, prima ancora di essere lavorato in tavolo è stato dei pezzi di albero. Prima ancora è stato un albero, ma prima ancora è stato seme, prima ancora è stato frutto, prima ancora è stato fiore in un altro albero e prima ancora magari è stato un altro seme, un altro frutto. Gli alberi si sono nutriti magari di tante cose che andavano a finire nel suolo e quindi quelle cose stanno anche in questo tavolo, animali morti, vermi, insetti, l'acqua, l'aria, il sole di ogni giorno sta qua. Quando questo tavolo cesserà di essere utile, per esempio, o se ne farà legna e lo si brucerà, oppure chissà, magari si ridurrà a pezzi e sarà in un altro modo. Comunque le ceneri e pezzi di questo tavolo potranno ritornare prima o poi nel ciclo della natura e fornire alimento a un altro albero.
col quale magari si faranno altri tavoli. Chissà, fra innumerevoli anni o generazioni, forse questo tavolo fra 500 anni starà ancora qua. Forse fra un anno o cinque faccio un trasloco e lo regalo. La persona alla quale lo regalo gli brucia la casa, il tavolo brucia e le sue ceneri vanno disperse nella terra e l'erba e le piante assorbiranno quelle ceneri. Quindi ho espresso il mio giudizio, rititolerò questo video col titolo dell'anteriore mio live, però ecco, vi invito a commentare questo video e a condividerlo. Se i commentari saranno numerosi, tratterò meglio questo argomento in un altro video e soprattutto vi parlerò di questi libri dei maestri taoisti e degli Qing, sempre che riceva sufficienti like, commentari e visualizzazioni. Se no, niente. Molte grazie di avermi seguito fin qui. Poi vi consiglierò i video da guardare. Arrivederci e grazie. E soprattutto mi potrete trovare in WordPress e in Blogger, perché lì sto scrivendo molto ultimamente. E soprattutto sto ricevendo molte visualizzazioni, molte di più che in Facebook. E io ho già fatto un video riguardo al fatto che WordPress e Blogger siano meglio di Facebook. Adesso dovrò provare Fotolog con me e poi vi saprò dire. Ciao dal vostro Santen Chan.